ti dice tutto di tutti. In collaborazione con... di vincere questo titolo. Ho conosciuto il padrone del concorso, del quale mi vede vincitore, Franco Buccinà, che ringrazio apertamente, e sono ancora molto emozionato, ancora non mi rendo conto, ancora non so se è realtà o è soltanto un mio sogno. Abbiamo visto anche un abito elegante da James Bond. Sì, è uno dei vestiti che mi è stato dato per lo shooting. Quindi un elemento classico. Un elemento classico, sì. So che tu segui anche la musica, sì. E nella fattispecie hai studiato addirittura, amici a casa, piano. Sì, ho studiato 3 anni pianoforte, ma ho abbandonato per motivi sia scolastici che altri motivi che mi avete impegnato qui. Quali sono le tue ambizioni? Io spero di diventare un attore affermato, quindi mi muovo in questo mondo per realizzare il mio sogno. Ma attore comico, attore impegnato, attore drammatico? Amo molto i film d'azione. Il tuo cuore è impegnato, non è impegnato? Se ne parla, non se ne parla? No, non c'è il momento. Quindi è libero? Sì. Ormai è libero. Quindi allora carriera da attore, ma anche da modello, da fotomodello? Sì, è una cosa che mi piace, ma prediligo quella lì da attore. Quella di attore. C'è un attore al quale tu magari ti ispiri, magari segui i suoi film? Mi piace molto artisticamente Dwayne Johnson, quindi un attore sempre di film di azione, sì, molto spinti, forti. Quindi andresti anche a girare in America, perché no, in Europa? Sì, sarebbe un sogno. Ti piace viaggiare? Sì, moltissimo. Hai una meta? No, una meta precisa non ce l'ho. Mi piacciono molto gli Stati Uniti e spero di visitarli un giorno tutti. So che tu sei anche impegnato per eventi sociali e solidali, magari anche per i bambini. Sì, siamo anche impegnati, sono anche impegnato per eventi solidali, e a breve lanceremo anche un calendario che sarà dato in beneficenza.